Tovaglioli, buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Stop il cartello! Tovaglioli, buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Divertiamoci con le tovaglie! Io sono Elisa e io sono Annie e insieme siamo il club della tovaglia. Oggi non ho la biro, ecco cosa mi mancava. Farò un biro con questo qui. Bene ragazzi, benvenuti al nostro quinto appuntamento, ma siccome non mi state dietro ve lo spiego, la quarta puntata della rubrica dove cazzo l'avete trovato. Oggi parleremo di qualcosa di molto particolare, ma prima... Allora, intanto salutiamo Vince il sudaticcio che ciao, ci sta Vince. Riprendendo. Ciao Vince, il nostro cameraman. Nel momento in cui stiamo registrando ci sono ben 85 iscritti, quindi applauso agli 85 iscritti. E insieme agli 85 iscritti abbiamo ben due persone del pubblico. Pubblico è aumentato il pubblico, ne abbiamo due ragazzi, ma chi ce l'ha due di pubblico? Poi io volevo salutare caldamente, perché fa caldo, abbiamo tutti il ventilatore, le persone che abitualmente ci commentano, per esempio abbiamo Morris, Ioristeo, Maglio, Michelangelo, Mr. Token, ciao Mr. Token, Emiliano e tutti gli altri che ci siamo ricordate. Se volete essere citati, bisogna che commentate. Saluto anche il nostro dislike, perché a quanto pare dal primo video c'è un tizio che ha un tempo da perdere, ci mette il dislike, quindi salutiamo la testa di cazzo. No, non si dice. Vabbè, oh, che cazzo mette dislike? Non ci guardare, no? Cioè, adesso, vabbè. Lo Xanax è stato preso, ma non ha ancora fatto effetto. Xanax, non si dicono le parolacce in video, ok? Facciamo così. Va bene, tiriamo fuori il gioco, cambiamo discorso. Benissimo. Dunque ragazzi, come vi dicevo, oggi è la quarta puntata della nostra rubrica di questi giochi un po' particolari che abbiamo trovato in giro per i mercatini o che ci sono stati regalati. Come in questo caso. Come in questo caso, questo è un regalo. Questo gioco penso di non averlo mai visto a qualche altro, cioè intavolato, perché l'ho intravisto, l'ho guardato e poi Elisa me lo ha fatto sparire. Non sapevo neanche dove fosse. Sapevo che c'era questo gioco da qualche parte, ma cioè, effettivamente lo guardo per la prima volta qui insieme a voi. Poi vi spiegherà lei che cos'è. Più che un gioco da tavolo, potremmo quasi chiamarlo un gioco di società. Ecco, un gioco da cacciara, quasi un giocattolo, ecco. Facciamo vedere la tovaglia, va. La tovaglia l'ha scelta sempre lei oggi, quindi... Sì, ha un perché, perché uno di questi personaggi... Scusate per le parolacce, non lo farà mai più, chiedi scusa. No, se ci metti dislike ti meriti questo e altro. La sportività sconosciuta, molto bene. Il gioco in questione ragazzi è enorme, è gigante, mega galattico. Non c'entra niente con i giochi da tavolo, ma ve lo facciamo vedere lo stesso. Ba-bam! Mushking, qualcosa del genere. Allora, io si chiama il guardiano della foresta. Io ho studiato. È un gioco tratto da un cartone animato del 2000, uscito in Italia nel 2007, che appunto si chiamava Mushking. I più giovani di voi magari se lo ricordano, magari no, che non ha avuto molto magari successo. Magari non hanno la più pallida idea di cosa si tratta. Proviamo ad aprire, facciamo la unboxing! Allora, no, aspetta, qua c'è lo scotch. Dove lo unboxiamo? Intanto, dicevo, ci è stato regalato da un amico che sa che sono appassionata di insetti e quindi ha pensato bene di regalarmi sto gioco con gli insetti. Questo è la plancia che, guardate, comodamente si chiude a valigetta per poter portare il giuoco in giro. E all'interno... Barba scura! Vorremmo che tu venissi a giocare a questo gioco. Non riscuotere, poverini, che è un meccanismo delicatissimo. E all'interno... via? No, perché c'è scritto chi sono i personaggi. Allora, il primo personaggio è questo che lo chiama l'invincibile allomirina. In realtà dovrebbe essere un Tripoxylus, non mi ricordo, Tripoxylus di Cotton. Vabbè, quello. Vabbè, che sto coso. Sulla parola ci fidiamo. E poi abbiamo questo. Oh, quello Anzi, era questo. Questo
questo è lo scarabeo Ercole, che lì invece chiama in un altro modo. Va bene, adesso lo scopriremo. Come lo chiama... Vabbè, va bene, dopo ci diamo guarda. Non è importante. Non è importante. Passiamo al gioco vero e proprio. Io tanto lancia via sta roba, lancia via sta roba, lancia via pubblico! Pubblico! Grazie. Grazie pubblico, grazie. Grazie, il bello della diretta. Allora, siamo in diretta. Scopo del gioco. Un po' più indietro. Quale insetto vuoi? Io voglio il rinocero, lo Tripoxilus. Tripoxilus? Non è il cervo volante. No, è un Tripoxilus. No. Ah, ok. Somiglia al cervo volante. Tripoxilus. Va bene! Io prendo anche lo scarabeo. Lo scopo del gioco è menarsi a sangue. No. Mi fai parlare, santo cielo. Allora, lo scopo del gioco è riuscire a buttare fuori l'avversario. E come si fa? Si preme leggermente qua, vedi? Premi leggermente tra le ali. Si e c'è un buchetto. Lo vedi il buchetto? Ci devi infilare questo. Piano, piano. No, è vero, ce lo devi infilare piano, se no si rompe. Allora, così. Tu cioè, infili piano, piano. Di solito sono delicata a fare queste cose. Piano piano questa, si riesce questa, a... Possiamo metterci sul video vita per minori di 18 anni, grazie. Dai, da che lato? Il buco, lo vedi il buco lì? Da non da così il lato, dentellato, sentite, lo infilo io. No, non infili niente. Dal lato dentellato. Ok, oddio. Calmati. No, che voi, cioè, per voi c'è tanta luce, ma io non sto vedendo nulla in questo momento. Ce l'ho fatta. Piano, lo infili, piano piano fino in fondo. Sempre vietato ai minori di 18 anni, eh. Sì. Ecco, dopodiché... Non è porno, cioè non è dopodiché un videoporno. Comincia a fare così, 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 e continuiamo. Ed è il gioco tutto qua, vedete? No, continua. Fallo un po', poi sempre più veloce, senza romperlo. E poi quando ti dico 3... No, sei inceppato! No, non lo devi inceppare! Quando ti dico 3, dobbiamo buttarli in fissa. Perché 3? Quando ti dico 1, cioè faccio 3, 2, 1. Va bene. 3, 2, 1! Ma dove vanno? Sono suicidati! Va bene, si sono suicidati. Ecco! Ok, ok. E questo ha fatto la mossa della catapulta, ma la... Ti ho ribaltato, ho vinto? Ha vinto, okay. Fine del gioco. Puntata insolita, ovviamente. Oggi però. Non si dicono le parolacce. Mannaggia. Alcune. Guarda, sta ancora muovendo le zampe. Ok, ragazzi. Benissimo, ragazzi. Questa è la gata di oggi. Questa qui dovevamo assolutamente farvela vedere. Non ha assolutamente nulla a che fare con i giochi da tavolo, però se volete provare l'ebbrezza di infilare qualcosa nel sedere di questo animale, nel sedere del buco. Beh, scusa. Caricarlo a molla. Aspetta, anch'io. Dov'è? Rifacciamo. Stavolta fallo bene. Facciamolo bene. Parti da lì e da qua. Adesso ti faccio tu partire da lì. Sei tu che l'hai lanciato dall'altra parte, eh? 3, 2, 1, no! Mi si è catapultato. Ho vinto. Ma non ce n'è. Sì, perché se lo appoggiate troppo forte fa la mossa della catapulta e cade. Oh, ma si ribalta. Eh sì, perché in realtà la catapulta se la fanno, vedi? Anche a loro. È bellissimo. È bellissimo, niente, non vince mai nessuno in questo gioco perché ovviamente... Comunque anche questo non ce lo avevate, ovviamente. Oddio. Non sapevate neanche dell'esistenza di questo gioco e possiamo comprenderne il motivo. Adesso capirete perché non gliel'ho mai fatto vedere, l'ho nascosto sotto il letto. Io lo terrei come collezione soltanto per questi bellissimi insettoni. Eccoli qua, ve li facciamo vedere. Gli appassionati di entomologia magari li apprezzeranno molto di più, eh? Guardate che belli, sono il molto Tripoxilus molto... Diconotum. E lo scarabeo d'Ercole. Expecto patronum! Ah, non era tipo. Ok. Tripoxilus dicotolum. Benissimo, ragazzi. Bene, bene. Possiamo salutare? Possiamo salutare, vi salutiamo. Così mi bevo una birra fresca, c'è un caldo. C'è un gran caldo oggi, ragazzi. Mi dispiace per noi, per questa cosa, perché voi sarete in panciolle a guardare questo video. Questa, ovviamente... Se volete andare al mare e portarvi un gioco dietro, insomma. No, nella scatola c'è scritto di non giocarci sulla sabbia.
Se volete andare al parco e portarvelo... No, no, nella scatola c'è scritto. Ma sai che si può fare con questo gioco? Su un tavolo. Allora perché hanno la maniglia? Non lo so. È bellissimo, vale la pena solo per la valigetta. Ecco, benissimo. Mushy King. Se qualcuno Mushy conosce King. Il cartone ci vuole cantare la sigla. Adesso sigla, ragazzi, prego. Se per caso c'è su Board Game Geek, fatecelo sapere, perché io sono davvero curiosa, ok? Passiamo ai saluti, ragazzi. Puntata insolita e mica tanto in realtà nel nostro stile. Il nostro quinto appuntamento, quarta puntata, come ho già detto, della nostra rubrica. La prossima settimana probabilmente la concluderemo, questa bellissima rubrica del dove cazzo l'avete trovato. Ma ne riparleremo la prossima volta con un gioco molto molto speciale. Oggi abbiamo fatto... Che c'entra un po' il tema. Oggi abbiamo fatto un po' le asinone un po' più del solito. Però questa in realtà è quasi un'introduzione a quello di cui andremo a parlare la prossima Se dici volta. Così non guardano il prossimo video. No, lo dovete guardare perché il prossimo gioco è veramente... E sul serio sono serie, è veramente un gran gioco. Sconosciutissimo, però è veramente un bel gioco. È quasi un prototipo, direi. Bene, passiamo ai saluti finali. Ciao a tutti, mi raccomando, sopportateci. Insultatela, vi prego, insultatela. Dopo quello che ha fatto in questa puntata la potete insultare. E insultatemi, tanto io vi insulto il doppio. Simpatica, Chi non vorrebbe un'amica così a casa? Ciao ragazzi, alla prossima.